Buongiorno e buon martedì. Io sono appena tornato a casa e lei sta al lavoro ovviamente. Io ho accompagnato lei, ho portato la macchina di Betta un attimo dall'elettrauto per cambiare la batteria. Sono andato a fare pochissima spesa. Stamattina ho preso una fregatura perché sono andato al mercato, ma tutti i rivenditori di frutta sono andati in ferie, quindi non c'è niente. E quindi sono dovuto andare alla Lidl, ho fatto un po' di spesa per il pranzo di oggi che cucinerò adesso che sono le 10 e un quarto perché alle 12 abbiamo la visita con la ginecologa, Eile ha la visita con la ginecologa che credo dovrà prescrivergli altri monitoraggi, visto che questi quattro non sono bastati perché la piccolina non vuole uscire. Io stamattina mi volevo allenare, però tra la macchina e adesso torno da casa, ho fatto un po' di spesa e preparo il pranzo, così quando rientriamo ce l'abbiamo già pronto. Mi alleno oggi pomeriggio. Finalmente, dopo una settimana di sgarri continui, perché ovviamente con mia sorella qui per portarla in giro abbiamo mangiato quasi sempre fuori, abbiamo fatto assaggiare le cose più buone, quindi capite bene, ovviamente le cose più buone sono ovviamente le cose più grasse, diciamo così, tra il trappizzino, poi siamo andati a KFC, abbiamo mangiato la pizza, abbiamo mangiato, quindi abbiamo sgarrato un po' troppo. Da ieri in realtà ci siamo rimessi a cucinare a casa, quindi a mangiare più leggero, a mangiare più buono. Mi era venuta voglia di fare una parmigiana light, quindi con le melanzane grigliate. Però come la faccio? Me la faccio? Ho letto su internet in realtà che si può fare anche in padella. Il procedimento è veramente semplicissimo. Quindi adesso farò questa parmigiana veloce, così per quando rientriamo, io penso per l'una e mezza, anche diciamo tiepida, fredda, è comunque buonissima e mangeremo quella. Quindi niente, adesso vi faccio vedere, ma spesa per dire, ho preso due melanzane, due cose così, la metto a fare, nel frattempo do una pulitina veloce veloce a casa, perché poi alle 11:30 la passo a prendere per andare dalla ginecologa. La piccola ancora non vuole uscire, cioè noi in realtà diciamo così, ma la scadenza è il 4, quindi noi adesso siamo ancora veramente in tempo, sta rispettando i tempi. È solamente tantissima la voglia di vederla e la stanchezza di Ele che ci fa dire ancora non vuole uscire. È tutto nella norma, va tutto bene, lei sta bene la piccolina, ma non vediamo l'ora di abbracciarla, quindi ecco perché diciamo non, ancora non vuole uscire, ancora non vuole uscire. Siamo noi che siamo un po' troppo ansiosi. Niente, basta chiacchierare, mi metto a cucinare e niente, poi vabbè. Vi aggiorneremo sulla visita, insomma. Quello che ho preso in realtà sono veramente due cretinate. Ho preso la presa di tacchino perché ci faccio colazione io. I fusi di pollo perché Ele li sta adorando al barbecue e quindi penso proprio che glieli farò stasera. Poi ho preso, vabbè, della salsa di pomodoro per fare la parmigiana. La farò con la scamorza e ovviamente con le melanzane. Poi ho preso le Goleador che in questo periodo ne va matta, però devo stare attento, gliele devo dare io poco per volta, se no si finisce 10 pezzi veramente in un attimo. E poi ho preso, vabbè, un sfilatino di pane integrale, che se lo vuole accompagnare con la parmigiana, altrimenti io poi domani mattina ci faccio colazione con la presa di tacchino. Ecco qua, io sono combinato così, ho grigliato le melanzane, ho fatto un piccolo sugo con un po' di basilico, tagliato cubotti la scamorza e ho un po' di parmigiano. Adesso vado a comporre praticamente una parmigiana. Praticamente vado a mettere un po' di sugo sul fondo. E poi niente, vado a fare gli strati come si fa con una parmigiana semplicissima. Cerco di prendere tutto il fondo praticamente, se no mi viene piccola. Così. Poi ci vado a mettere un po' di formaggio, un po' di sugo. Un po' di scamorza. E continuo. Faccio così fino a quando finisco le melanzane che ho grigliato. Io ne ho fatte due, quindi in realtà ne ho
in abbondanza, però più stradivate ovviamente e più viene buona. Certo, non sarà buona come la parmigiana fatta nella vecchia maniera, però io penso che venga altrettanto buona, vi dico la verità. Tutto questo perché non ho il forno e anche perché veramente con questo caldo il forno accenderlo in casa credo sia una tortura. Vado avanti e ve la faccio vedere finita. Questo è il risultato che adesso mettete a fuoco lento a far sciogliere, diciamo, tutta la scamorza che avete messo e lo fate andare per un po'. Quando vedete che tutto è sciolto lo spegnete. Ma speriamo sia buono. Allora, siamo appena tornati dalla visita ginecologica, è arrivata anche mia sorella. Comunque ho solo buone notizie, ma ve le dirò dopo che mi trucco perché sono scena. E siccome vi volevo far vedere i nuovi prodotti di Astra e Mesauda, mia sorella è più carina. Abbiamo perso tutte le scommesse sulla nascita, ragazzi. No, io no, perché io l'ho sempre detto di nascere al 4. Comunque, Quindi nascerà il 4? sì, domani. Comunque vi faccio vedere sia cosa ha fatto Propos sia cosa ha fatto Betta. Ha fatto l'insalata di riso, mia sorella, e Propos ha fatto una specie di Melanzana, sì, parmigiana di melanzane, però in padella. light, diciamo, Sì, senza non è brioli. niente fritto. Non Niente di niente. Sei contento? Sì, sono contentissimo. Forse tra un giorno sei papà. Allora, alla fine vi facevo vedere, vi facevo fare e non avete visto niente. Vedete direttamente la cena, che sono cosci di pollo fatti al barbecue. Poi Claudio ha fatto questa insalata mista sempre con pomodorini, cetrioli e feta. E poi c'è un pezzo della melanzana avanzata oggi. E in più la c'è cod al cellulare che ci stavamo facendo una partita. Buona cena. Dopo, se riesco, vi aggiorno un po' sulla ginecologa e su alcuni acquisti un po' sciocchi che ho fatto. Allora, eccomi qui dopo cena, vi volevo far vedere le cose che ho comprato da risparmio casa che abbiamo pagato in tutto tipo sulle 6 euro, quindi ho preso proprio poche cose. Allora, ho trovato in offerta questo qui che è Ava come lava, che c'ha pure Calimero. Cioè, ragazzi, se non avete mai visto la pubblicità, non siete più mie amiche. Dai, scherzi a parte, questo qui c'è scritto freschezza tropicale, pulito profondo ed è sia per bianchi che colorati. Dice che dura per 36 lavaggi ed è per 3 volte più fresco a lungo. Questo sta intorno alle 3,99 euro e oggi stava in offerta per chi aveva la tessera di risparmio casa, cioè oggi non so anche fino a quando, però insomma a 1,99 euro, quindi ben metà prezzo, anzi meno. L'odore è buonissimo e io, siccome ho finito l'isoform, mi serviva e l'ho comprato. Poi ho voluto riprendere questa qua, che è la candeggina che io sto unendo praticamente alle lavatrici. Questa è profumata alla lavanda, sicura sui colori, imbattibile sulle macchie. Io che cosa faccio? Ne aggiungo, come dice qua dietro, in base ai capi, la quantità, eccetera, eccetera, un tappino, mezzo tappino alle lavatrici, sia colorate che bianche, e questa va oltre a levare le macchie anche a pulire meglio i capi bianchi, quindi ne aggiungo sempre un pochino e mi piace veramente tantissimo questa marchio risparmio casa. Dovrebbe stare sempre intorno all'€1,99 euro. Chiaramente quella di marca anche è molto più efficace, però anche questa, devo essere onesta, non è male. Poi vabbè, abbiamo comprato i sacchi, questi qua per la raccolta differenziata a 99 centesimi, un accendigas che serve praticamente ormai solo per gli zampironi, prima serviva anche per le candele, con questo caldo ne accendo veramente pochissime, ho più i deodoranti per l'ambiente e stava a 99 centesimi, Claudio l'aveva rotto e quindi l'abbiamo ricomprato, mi stanno ammazzando di pizzichi. E poi abbiamo comprato del terriccio che Claudio lo vuole utilizzare per travasare una pianta, un ananasso. Che se riusciamo fa oggi, non lo so, quando lo vuoi fare? Domani? Domani, quindi lo vedrete domani o nel prossimo vlog, insomma. E poi mi sono fatta dare da mia madre questo, che è praticamente il misuratore d'abbraccio di pressione sanguigna e battito cardiaco, perché oggi la ginecologa mi ha trovato la pressione un pochino
non alta perché era sempre nei range, però rispetto al mio solito era più alta. È vero che io avevo appena mangiato delle liquirizie, anche quelle fanno alzare la pressione, però mi ha detto di tenerla sempre sotto controllo. Io già lo facevo, però magari la facevo una volta al giorno andando da mia madre a trovare mio padre, invece avendolo qui a casa almeno posso farlo almeno due volte al giorno. E devo dire che l'ho rimisurata un paio di volte oggi e è tutto nella norma, niente di preoccupante. Si vede che appunto mangiando quelle due liquirizie ho avuto subito un innalzamento e niente, basta, questo è quanto. Che altro vuol dirvi? Vabbè, ho perso un chilo dall'ultima volta che mi ha visto, e poi gli aggiornamenti ve li darò mentre mi trucco domani mattina, perché adesso sto morendo di caldo, sono stanca, vado ad alzare le caviglie che si sono gonfiate, e chissà se Aurora nascerà questa notte e ci farà questa grazia, oppure no, mi rivedrete domani, insomma, in tranquillità, finché non decide lei. Altra cosa, per sicurezza, Claudio ogni tanto mi guarda, ma che c'ho da guardare, per sicurezza, cioè o vieni o stai fuori dai giochi, ha fatto il tampone rapido, tra l'altro con altre specifiche, di solito dicono solo tampone positivo o negativo, invece hanno misurato anche delle proteine che sono quelle che rimangono tipo nel database, se lo prendete. Da quello che ho capito, e comunque è negativo, insomma, mi è dispiaciuto, però io mi sono allontanata. Comunque c'era un bambino poverino che era positivo e che è rimasto, cioè dopo un campo scuola, infatti la mamma era un po' disperata, e vabbè, purtroppo succedono anche queste cose. E niente, ci vediamo domani perché adesso muoio, mi leggo i capelli e mi è arrivato pure un pacco di Shein, yeah, posso fare? Con dei vestiti top, e se tutto va che non partorisco vi farò il video dove li indosso, come l'ultimo che vi è piaciuto tantissimo. Scusate se mi sto sgranchiando la gola, ma tra aria condizionata, caldo, torrido, insomma c'ho tipo un po' qua infiammato, lo sento. E poi ultima cosa, e poi giuro vi lascio perché ormai c'è cioè, dei chiacchiere non ne potrete più. Ho fatto anche un ordine da Kiko e ne sto valutando un altro da Wagon, che ovviamente non sono negozi di trucchi, però no. E niente, va bene, dai, vi do un bacio e ci vediamo direttamente domani. Un bacio, ciao, buongiorno e buon, che giorno è? Mercoledì. Allora, questa è la mia colazione, cereali con yogurt greco come sempre. Abbiamo comprato questi di Lidl che ci piacciono tantissimo, e poi il caffè. E invece Claudio mangerà una colazione salata. Io gli stavo pure preparando lo yogurt, invece oggi ho avuto la scimmietta che voleva la colazione salata. Aurora tutto tace, quindi vabbè, farò la mia colazione nella speranza che oggi avrò le contrazioni al lavoro, così posso fuggire. Ah, là ci stanno i piatti da lavare, non ci fate caso. Allora, dopo colazione, eccomi qui, che appunto volevo fare un mio trucco con voi, volevo aggiornarvi su un po' di cosine e soprattutto volevo chiacchierare un po' con voi. Allora, vabbè, come sempre, raga, faccio la mia skincare con le solite cose che ormai neanche vi dovrei mostrare più perché tanto è inutile. Sono sempre la stessa crema, io sono un po' monotona sotto questo punto di vista, ma avendo tanti prodotti voglio portarli a termine. Comunque in questi giorni non ho mai ricevuto così tanti messaggi come quando praticamente vi ho annunciato di rimanere incinta, perché state tutte trepidando per la nascita di Aurora, e io vi capisco perché abbiamo comunque vissuto la gravidanza, si può dire, insieme. Vi ho aggiornato sempre su tutto, quindi capisco tantissimo la vostra curiosità e sono felice che comunque il vostro pensiero sia rivolto comunque anche a me. Ovviamente non sarò la ragione principale delle vostre giornate, però mi fa piacere. Per il trucco io utilizzerò tutti i prodotti Astra e vado ad utilizzare la BB Cream, che è questa qui, della linea Pure Beauty. Io l'ho già provata, devo essere onesta, perché avevo già registrato questo specie di mi trucco con voi.
però è andato perso e quindi lo rifaccio. Allora il colore è leggermente più scuretto del mio incarnato, infatti io sono andata l'altra volta a miscelare la numero 2 che mi hanno dato in formato tester. Sono contenta però che mi hanno dato comunque una colorazione un po' più scura, perché se mi davano il formato grande magari la colorazione 1 o 2, io la BB cream la utilizzo più o meno l'estate, di conseguenza sarebbe stata troppo chiara. Io vado a fare un mix delle due in modo da ricreare comunque un minimo il mio incarnato. Allora, questa per essere una BB cream, devo essere onesta, copre parecchio, ma la cosa che più mi ha stupito è che va proprio ad idratare il viso. Infatti qui c'è scritto che idrata, perfeziona, protegge, antiossidante, anti pollution, quindi protegge anche dall'inquinamento, 90% di ingredienti di origine naturale con acido ialuronico ed estratto di ippocastano, quindi è perfetto anche comunque sia per le pelli non più giovanissime come nel mio caso. E come vedete copre veramente molto 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 bene, cioè uniforma, ripeto, rimane fresca sul viso, è proprio una coccola, non la sentite per tutta la giornata e va proprio proprio a rinfrescare il viso, dandogli comunque una compattezza, un'uniformità che comunque è molto piacevole. Va bene, per quanto riguarda il correttore, loro mi hanno mandato 4 tonalità. Il packaging del correttore è questo, come potete ben vedere, sempre tappo rosa, molto 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 carino sinceramente. Mia sorella appena l'ha provato, ha provato l'1 e la colorazione 2, perché l'1 è troppo chiaro e il 2 era troppo scuro, me li ha fregati perché gli è piaciuto, quindi ho solo il 3 che vedete è perfetto, non va ad illuminare chiaramente perché il colore è preciso, però vi voglio far vedere la coprenza di questo correttore perché è davvero pazzesca. Io di solito, vabbè, il correttore abbondo, lo sapete, lo metto qua, qua, ma questo è inutile perché comunque essendo il mio colore non va a illuminare, ecco, ma va più che altro a correggere. Vedete che non è che ha illuminato, perché essendo il mio colore non illumina, quindi lo vado leggermente a sfumare, però sono contenta di averlo comunque applicato sul naso perché è il primo posto dove va via. Lo faccio vedere, no? Io lo metto anche sulla palpebra perché avendocela colorata e scura la vado sempre a uniformare. E come vedete la differenza tra un occhio e l'altro è proprio palese. Cioè ha coperto veramente molto bene. Per essere un correttore economico non gli si può chiedere di più. Chiaramente adesso lo metto anche all'altro occhio. Per andare a fissare il tutto, Astra ha fatto una cipria che in realtà viene chiamata Mineral Banana Powder perché effettivamente ha un colore mezzo giallino, quindi che va ad illuminare il contorno occhi ed è perfetta per fare il baking. Onestamente io la sto provando da giorni e mi piace tantissimo anche come cipria vera e propria. Ha il packaging quadrato molto carino. Qui c'è il prodotto che ovviamente io ho levato la pellicola, quindi state un po' attenti perché effettivamente ne esce un po' tanto quando lo andate ad aprire, però niente di trascendentale si può dire. E ovviamente io la metto nel tappo, poi vado col super pennellone, giro e la applico sul viso. È molto 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 leggera. Voi fate la prova ad esempio su metà viso e finché non lo asciuga magari stratificatela, perché è davvero microscopica la grana, quindi anche se voi la riapplicate non succede nulla. Io comunque ho già fatto questa base e mi era durata, quindi comunque, ecco, devo essere onesta, mi è piaciuto tantissimo come prodotto in sé per sé. Sempre di questa collezione loro, vabbè, hanno fatto uscire le matite labbra che ci sono in diversi colori, che sono praticamente calde e rosate, quindi c'è l'imbarazzo della scelta, sempre chiaramente nude. Queste sono quelle a sfondo rosa,
Vedete, eccole qua. Invece queste sono quelle un po' più sul mattonato. Allora, non so se lo vedete, ma praticamente alcune si stanno già rovinando qua. E questa è una cosa che sinceramente non mi piace, perché io ce l'ho veramente da pochissimo. Però chiaramente sono trucchi economici. E le trovo leggermente cremose. Quindi voi fate un'applicazione e praticamente la volta dopo dovete temperarle. Però effettivamente sono dei bellissimi colori. E altro prodotto che hanno fatto sono praticamente questi specie di tinte labbra tipo la Benetint, che andavano tantissimo tempo fa e che sono più che altro dei lip stain, quindi delle tinte a lunga tenuta, però pressoché, diciamo, sulla base trasparente, che vanno a dare solo un leggero colorito. Sono molto carine, dopo le proviamo insieme. Adesso, mentre mi trucco con i classici prodotti, vi racconto un po'. Perché anche di Mesauda l'unico prodotto nuovo è la palette, che la vedremo tra pochissimo. Allora, ieri ho fatto la visita dalla ginecologa e praticamente mi ha detto che ho un'apertura già di 1,5 cm, che il mio collo dell'utero è pronto, sia posteriore, da quello che ho capito, sia anteriore, ma scusate se sbaglio i termini, comunque lo sapete che io non sono un medico e che vi dovete sempre rivolgere al vostro. E niente, ha detto che è tutto liscio, pronto, e che questo mi aiuterà al parto, perché comunque il mio fisico già ha... essendo pronto per il parto avrò meno dolore, proverò meno dolore. Chiaramente poi è tutto soggettivo e relativo in base alla soglia personale della persona stessa. Poi ha detto che comunque, vabbè, sono dimagrita 1 chilo e in totale in questa gravidanza ho preso 4 chili, però chiaramente poi si vedrà una volta partorito se ho preso o ho perso. Perché se voi pensate che appunto una volta che nascerà la bimba, che più o meno peserà 3 kg e qualcosa, più tutto il resto, placenta eccetera eccetera, che andrà via, sicuramente peserò meno di quando sono rimasta incinta, ma ovviamente le somme le tiriamo dopo e non prima. Comunque sia, insomma, sono molto fiera di me, anche la ginecologa infatti sotto questo punto di vista mi ha fatto i complimenti. Considerate che io sono andata e la volta scorsa pesavo di più di questa, quindi mi ha fatto proprio i complimenti, anche se io non so come sia possibile, visto che ultimamente quando la sorella di Claudio, la gemella, è venuta a Roma abbiamo mangiato da schifo. Evidentemente avevo perso già peso prima e quelli non hanno inciso più di tanto. Vabbè, comunque lo sapete che adesso stiamo cercando di mangiare in una maniera un po' più decente, anche perché poi andremo in Puglia e lì mangiare decentemente è impossibile con la qualità delle cose, e soprattutto poi lì abbondano. Quindi, vabbè, ma un po' in tutto il sud, non solo in Puglia. Vabbè, comunque fanno bene, cioè la magna è uno dei piaceri della vita, per cui se io avessi il metabolismo fatto bene, sicuramente sarebbe un piacere, cioè sarebbe meglio. Vabbè, comunque, a parte questo, niente, quindi in sostanza il mio corpo è pronto e è la bambina che non è pronta, diciamo, cioè, o meglio, è pronta anche lei, che sta in prima linea, così l'ha definita, e con la testa giusta, messa bene, tutto a posto, però ecco, diciamo che non vuole faticare ad uscire, quindi evidentemente sta bene dentro, sta comoda. Comunque sia, la ginecologa mi ha prenotato anche il ricovero, qualora non dovessi partorire in questi giorni. Ciò mi ha dato già la data di parto, che sarebbe l'8 agosto, quindi io andrò in ospedale grazie appunto a un certificato che mi ha fatto eccetera eccetera, e mi faranno il ricovero, dove vedranno, insomma, monitoreranno la situazione, vedranno il liquido amniotico, insomma, faranno tutti gli accertamenti del caso, di routine, e poi ovviamente passerò ai vari metodi per poter partorire, che io da ignorante, essendo il primo parto, assolutamente non voglio nominare. Sicuramente tipo induzione, fettuccia, questi qua classici, però non so né come sono i vari step, quindi perdonatemi, e né ovviamente quali faranno a me, se si potranno fare o se alla fine farò il cesareo, non lo so. Però ecco, diciamo che comunque se non partorisco in questi giorni, sicuramente l'8 è la data prefissata. Adesso andiamo a provare la palettina. Io speravo oggi, devo essere onesta, mi sono sempre sentita che sarebbe stato il 4, perché vabbè, è un numero un po' così,
importante, non so come possiamo dire, però ecco, poi mi sono lasciata un po' convincere anche con le varie visite ginecologiche, con la bimba che stava in posizione già a 36 settimane tipo, e già era pronta, che stava su spingendo e tutto quanto, ma alla fine insomma ci ritroviamo qua al 4, che oggi è la data presunta di parto, e come vedete sto chiacchierando in compagnia. Tra l'altro mi ha fatto notare che per avere la dilatazione di 1,5 cm io ho avuto le contrazioni, quindi tutte quelle che io reputavo contrazioni alla fine erano effettivamente contrazioni. Devo essere onesta, anche ieri le ho avute, infatti io spero che si sia allargato un pochino, e niente, spero che prima dell'8 Aurora si decida a collaborare, perché a quanto pare io sono pronta, psicologicamente sono pronta, manca solo la piccolina che si dà una bella svegliata, ecco, diciamo così. Comunque, anche perché sta pure a rinfrescarlo, ma quindi gli conviene uscire adesso prima che ritorna il caldo torrido. Comunque sto usando solo questi due, ho usato nella piega e nella parte esterna, e adesso vado ad utilizzare questo qua illuminante. Questi ombretti di Mesauda sono veramente molto pigmentati e molto belli, e mi piacciono veramente tanto queste palette in generale di Mesauda. E niente, va bene, a parte tutto questo, praticamente adesso psicologicamente, visto che anche la dottoressa mi ha detto comunque tu hai una soglia del dolore alta, perché se per aver comunque aperto il parto e non esserti accorta di aver avuto, cioè, queste contrazioni, o meglio, io sinceramente un po' me ne ero accorta, non è che sono tipo i Highlander, però la cosa che mi faceva un po' andare avanti era tipo vabbè, tanto questo è solo l'inizio, poi dovrò soffrire di più, e quindi è inutile che mi lamento, e quindi soffrivo in silenzio la notte, perché devo essere onesta, raramente mi sono capitate di giorno, sempre di notte. Infatti ho sempre, cioè molte notti sono rimasta sveglia proprio perché con quei dolori pensavo che dovevo partorire da un momento all'altro, e alla fine invece così non è stato. E niente, anche stanotte ce le ho avute, a un certo punto mi faceva veramente male, però niente di come si può dire, importante, rilevante, e quindi niente, anche oggi si va al lavoro. Praticamente sarò la donna che partorisce, la prima donna, scusate, ce la posso fare a fare un discorso, che mi sto truccando e come sapete sono un po' un maschio che non riesce a fare due cose in una, e due cose in contemporanea, e quindi niente, praticamente sarò tipo il caso straordinario della regione Lazio che ha partorito in ufficio con una contabilità e l'altra, tra una dichiarazione un 7:30 e l'altro, e niente, dai, prendiamola a ridere e con filosofia. Comunque devo essere onesta, poi fatemi sapere voi di cosa ve ne sembra di questa palette e in generale della base, ma io sono ampiamente soddisfatta, devo essere onesta. Avete visto che io ormai non compro quasi più make-up, cioè lo compro veramente raramente, ma se dovessi investire i miei soldi, sicuramente Astra e Mesauda sono due realtà italiane davvero bellissime, stanno sfornando collezioni e prodotti pazzeschi, quindi sicuramente fra tutti i brand. E poi un'altra cosa che mi piace di questi due brand, al di là della loro politica, che comunque non collaborano solo con persone dai grandi numeri o super famose eccetera eccetera, ma poi mi piace il fatto che comunque sono sempre disponibilissimi, se io gli scrivo mi rispondono subito, invece altri brand proprio non ti rispondevano. E calcolate, con Mesauda per esempio c'è stato un periodo che io non ci ho collaborato più, e non me la sono né presa né nulla, gli ho semplicemente scritto, loro mi hanno dato la loro motivazione, al contrario delle altre aziende che spariscono nell'oblio finché gli fai comodo, praticamente, che se devono far conoscere là va bene, poi dopo non gliene frega più niente, e poi insomma abbiamo parlato eccetera eccetera, e hanno collaborato di nuovo con me. E invece ecco, diciamo che vabbè, c'era stato un errore nella PR list, mi avevano cambiato insomma tutto un po' all'interno, e era uscita fuori dalla PR list, però comunque anche se non ci avessero più
collaborato con me. La cosa bella è che comunque mi hanno sempre risposto, anche il manager mi scrive sempre, insomma sono molto attenti chiedendomi cosa ne penso dei prodotti, se mi sono piaciuti, qual è il pezzo che più mi piace. Stessa cosa fa Astra, mi chiedono qual è il prodotto che preferisco, insomma sono molto attenti e carini anche sotto questo punto di vista per quanto mi riguarda. Adesso vado a spruzzare un pochettino per fissare, ma più che altro per rinfrescare perché non se ne può più, e vado ad applicare una matita di Astra, così la vediamo all'azione. Applico la 04, che ha un colorino rosato un po' più scuro, vedete, di questo qua, e poi sopra ci vado a mettere il gloss della collezione Lavish di Mesauda, e ecco qui, come vedete. Ah no, questa è più, come si dice, un po' più duretta rispetto a quella mattone che avevo provato. Il colore è bellissimo, anche se avendo fatto un trucco caldo sicuramente sarebbe stata meglio una matita calda. Comunque è davvero bello. E i gloss di Mesauda sono questi qua, che l'unico caldo, questi sono più rosati, neutri, mi sembra un po' più questo aiuto che avevo già provato ed è il più bello secondo me, dovrebbe essere il 303, solo che non leggo molto bene, sì è il 303, che adesso ce lo vado a mettere sopra per andare un po' a scaldare e farvi vedere quanto è bello questo effetto. Eccolo qui, è bellissimo. E basta, adesso tipo raperon solo sciolgo i miei capelli. Oggi mi sono pure abbinata all'elastico. Li vado un po' a bagnare e mettere un po' di spuma e esco per andare al lavoro, che ormai si è fatta una certa comunque. Il make up è questo qua, sperando che con questa luce si veda un po' meglio.